Quando non ho voglia. Mi cagherò nella tuta. Hi. Ciao. Non c'è nessuno dentro. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, perché è mattina, almeno mentre sto registrando questo video è mattina, quindi buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Inauguriamolo così con una piccola pennetta. Siamo in direzione Castellina Marittima, se non erro, non so dove cazzo sia e ho detto cazzo, ops. E vabbè, cazzo se ne frega. C'è il Fantaz, poi c'è il Giampierottoli con la sua nuova 636 e raga, lo sentirete più tardi, ha montato il nuovo scarico Arro. Poi abbiamo un altro ragazzo con un ER6N, che anche lui a scarico non è messo per niente male, monta un MIV Iscon che fa un bordello della Madonna. Mannaia la puzzana. Tarina nana nana. Siamo pieni di turisti tedeschi e olandesi, francesi e spagnoli. Madonna che puzzo raga. Nemmeno uno, ce n'è due. E io non so. Guarda, c'è anche la telecamerina. Ciao bimbi. Sì. In mezzo alla monnezza. Alla monnezza. Che ci sta proprio. Che cazzo. Incredibile, attenzione. Attenzione. Che spettacolo, raga. Cioè, passare da una vietta tutta chiusa a questo. L'aperta campagna più assoluta e passare in mezzo a queste colline. Asfaltino nuovo, ovviamente per poco perché sennò sprecavano troppi soldi. Qui stanno tagliando erba, c'è il segnalotto. Oh madonna, che slalom. What the fucking bitch motherfuckers. Castellina a diritto, dai bitch, dai bitches. Andiamo a prendere il canale noi e ci riportiamo subito dietro a Fantaz. Troppo bello, dai. Si vede. Ah no, quello. Ho detto una cagata, non è il mare, sembrava il mare. O sì, no, non è il mare. Oh! E ora ho l'occasione di farvi sentire lo scarichino nuovo di Luchino. Ma che cos'è? Un lanciarazzi! Attenzione, è partito Luchino. Si va anche noi. Bello raga, madonna che missile. Come strilla. Che spettacolo.
ferrovia. Ma cazzo. E infatti fa il negrotto. Madonna. Spettacolo. Oh, vuoi andare fino a Castiglia con questa? Io? Sì. A voi. Che bello, raga! Mini test ride! Ecco, è l'ignoranza del Fanta, sovrasta tutto. Mini test ride con la CB del Fanta. Ma che rumore ha? Che rombo! Spettacolo, non so nemmeno che cazzo sono le frecce, vabbè. Spettacolo. Madonna, raga. Bello. Salve, signora. Raga, troppo bello, sono senza parole perché è proprio una moto da lui questa, veramente arrogante, non ci sono abituato, quindi è alquanto bassa, poi fa un casino, cioè, madonna. Spettacolo. Ha una maneggevolezza assurda, una guida un po' particolare, ma secondo me dipende dal manubrio, come vedete è a piega alta e boh, a me non mi piace più di tanto, però diciamo che forse con un manubrio a piega bassa si guiderebbe un gocciolino meglio rispetto al sedere, diciamo sei molto, si sente molto spostati in su con le braccia e quindi c'è un po' questo dislivello, ecco, e ci si trova un po' male per questa cosa qui, però veramente figa, divertente. Ah, oggi sono test ride di moto. Ciao Luca con la mia Hyper. Ho il sudore negli occhi. Ok, allora. Oh, sì. Cavalletto! Cavalletto! Oh sì! Madonna! Ma chi è? Oh? Non ci credo, raga! Da paura, maneggevolezza assurda, ha un on off quasi impercettibile, il che te la fa scorrere molto molto meglio in percorrenza e voglio dire in staccata, si inserisce molto bene e al momento dell'apertura lavora
molto bene. Sotto coppia, quindi per ora è solo che accettabile. Stabilità pazzesca, anche a livello di telaio è veramente un capolavoro. Stavolta Kawasaki ha sfornato un 600 degno delle sue avversarie quali Yamaha, Honda, Triumph. Boh, mi ha dato un'impressione tanta roba, soprattutto di stabilità, cioè in curva. Quando prendo in mano il gas, tipo con l'R6 magari stavo attento. Con questa ti permette di usare di più. Cioè se te vuoi, ora è ovvio che non così, però io tipo la tenevo allega in seconda qui, apri e lei è bella composta, esce tranquilla. Invece l'R6 io la tenevo coppia, uscivi così. Però qui si tratta di elettronica, R6 non ama nulla. Però ti dico, la sento più corta. La sento più corta e più compatta. Unica pecca che ora mi ci trovo un pochino peggio sono i semimanubri, sono chiusi, però ti dirò, pensavo peggio, pensavo mi facesse una sensazione molto molto peggiore, invece mi ha dato la sensazione di, cioè me la sento mia e più che altro cucita addosso. Bene raga, dopo due fotine tattiche in piega ci stiamo, e la Fanta che struscia la ginocchierotta, ci stiamo dirigendo verso casa e niente, giornatina tatticissima fra le nostre colline toscane. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e ovviamente come vi ho detto prima fatemi sapere nei commenti se volete un test ride più elaborato, diciamo, sia della moto del Fantaz ma anche della moto di Luca, la Kawasaki 636. Se volete un test ride dettagliato e più elaborato su quella moto là, fatemelo sapere nei commenti, scrivete test ride moto di Luca, test ride 636, quello che vi pare. Ci vediamo alla prossima e gas a martello.